eccoci qua, buongiorno a tutti da Carlotta Lucato e da Maria Antonietta Piga in questa giornata dedicata alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Esatto, un appuntamento che oggi nello specifico è fatto all'interno della Notte Europea dei Ricercatori organizzata dallo Europe Direct di Nuoro assieme all'amministrazione comunale di Nuoro. In questa ora e mezza assieme a Maria Antonietta Piga affronteremo una tematica di cui oggi si celebra la giornata celebrativa in tutto il mondo, appunto ricorre la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Noi in questo ora e mezza di appuntamenti intervisteremo più voci che ci porteranno la loro testimonianza, il loro punto di vista, e parleremo anche di iniziative. Che si terranno oggi, ma ci piacerebbe partire parlando di una forma di discriminazione verso le donne, perché prendiamo questa giornata, quest'ora e mezza, non solo per parlare di una tematica così importante, purtroppo presente ancora oggi, come la violenza contro le donne, ma parliamo, estendiamo il nostro campo di discussione a tutte quelle che possono essere problematiche vissute dall'universo femminile, come può essere anche la discriminazione sui luoghi di lavoro vista attraverso, ad esempio, la mancanza o la bassa percentuale di donne relatrici nei convegni. E quindi a questo proposito stiamo per intervistare Patrizia Asproni, sì. Vero? Sì, 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 sì. Noi abbiamo voluto dedicare questo panel alla violenza fisica, perché di questo si tratta, però vogliamo anche parlare di altri generi di violenza. Ecco, è una di queste è quella che molto spesso ai convegni i relatori sono soprattutto uomini, pochissime le donne. Invece oggi con Patrizia Asproni vogliamo parlare di una bella iniziativa che ha messo in campo, hashtag Boycott Manels. Ce l'abbiamo in collegamento perché la vediamo nel video. Ciao Patrizia. Ciao. Non sentiamo. Abbiamo problemi con l'audio. Forse dovresti abbassare il tuo audio perché non ti sentiamo. No, sentiamo gracchiare. Sentiamo gracchiare molto in realtà. E tu ci senti bene invece? No, nemmeno. No, è che proprio noi non sentiamo lei. Adesso non sentiamo per niente proprio. Mentre prima sentivamo un gracchiare, adesso invece non sentiamo proprio nulla. No, assolutamente. Sentiamo veramente un Iniziamo intanto che fanno le prove tecniche per entrare in onda a parlare di questa iniziativa, va bene, Boycott Manels, che è un hashtag che è stato lanciato da Patrizia Asproni, che è appunto una manager della cultura, è presidente peraltro di Confcultura e della Fondazione Industria e Cultura e del Museo Marino Marini di Firenze, quindi è una donna che ha dedicato tutta la professionalità al tema della cultura anche attraverso dibattiti e conferenze. È successo che Patrizia Asproni si è resa conto, o almeno è arrivata alla classica goccia che fa traboccare il vaso, è arrivata a rendersi conto che la presenza di donne in convegni o comunque in eventi in cui pubblici in cui era richiesta la presenza di un
di uno o una professionista era veramente bassissima. Da lì ha lanciato l'hashtag Boycott Manes. Che cosa vuol dire Boycott Manes? Significa boicottare gli eventi pubblici e le conferenze in cui è altamente prevalente la presenza maschile, se non totalmente infatti. E si tratta di un'iniziativa lanciata appunto su Facebook con questo hashtag, che poi è diventato anche un gruppo Facebook, che ha già migliaia, in un anno ha raccolto migliaia di seguaci e ottiene anche dei grandiosi risultati, perché attraverso il movimento, possiamo proprio dire, Boycott Manes, è riuscita a ottenere che molte conferenze, molti eventi che erano stati segnalati proprio perché la presenza femminile era assente o comunque trascurabile, perché quando si trattava di una relatrice magari su 20-30 interventi, certo, è una presenza trascurabile, abbiano cambiato la loro programmazione inserendo presenze femminili. Adesso, se sentiamo Patrizia Sproni in linea, possiamo sentire direttamente attraverso la sua voce. Mi sentite? Sì, adesso benissimo, benissimo. Perfetto. Meno male, sì. Sì, Carlotta ha già fatto. Ah, ecco, bene. Ci fa piacere. Ecco, sì. Carlotta ha già raccontato un po' come è nato questo gruppo Boycott Manes, ma volevo riprendere un momento la vostra introduzione, e cioè oggi è una giornata che, in cui si ricorda la violenza, o meglio si cerca di far presente per l'ennesima volta che c'è un'enorme violenza nei confronti delle donne nel mondo. Non c'è niente da celebrare e questa giornata non dovrebbe esserci, perché non dovrebbe essere necessario essere appunto qui a parlare di violenza sulle donne. Allora, la violenza, come appunto dicevate voi, si manifesta in tantissime situazioni, la maggior parte delle quali peraltro non sono quasi mai evidenti, perché una donna picchiata, violentata, è un caso, e ricordo che ad oggi in Italia sono morte 93 donne per donnicidio, come lo chiamo io, quindi omicidi, assassini che uccidono le donne per eliminare, voglio dire, un problema, perché le donne in questo caso sono vissute come un problema. Ma la violenza è quella più subdola, è quella del pay gap, quindi dei salari inferiori a parità di mansioni, a parità di lavoro, che continua ad essere una forma di violenza anche psicologica nei confronti delle donne che lavorano, quindi donne che in realtà sono affermate nella società, che quindi non si sentono deboli, non sono vittime, eppure vengono appunto violentate in questo modo dallo status sociale. Boycott Manes è nato appunto per contrastare la mancanza di rappresentanza delle donne nei panels. Manes è un nickname americano che indica proprio tutte quelle situazioni in cui ci sono all males, solo uomini. E Boycott Manes è stato proprio creato per questo motivo, perché in Italia i casi di questo genere sono tantissimi, è qualcosa di sconvolgente. Noi stiamo tenendo una sorta di statistica, ogni giorno è un giorno Boycott Manes. Anche nei giorni scorsi abbiamo avuto un convegno importante di una fondazione che peraltro si occupa anche di sostenibilità, che trattava dell'agenda UNESCO 2030. Uno dei punti peraltro è proprio il gender equality, eppure c'era una sola donna con 16 uomini. E questa è a questa donna era stato dato. Esatto, a questa donna è stato dato peraltro l'incarico di presentatrice. Ecco, l'azione di Boycott Manes è stata molto importante, perché ha reso visibile questa discriminazione, e gli organizzatori del convegno hanno aumentato la presenza delle donne all'interno del convegno e hanno dato il keynote speech a quella che prima era la presentatrice, che in realtà si meritava per competenza di fare il keynote speech. Assolutamente.
Stavo leggendo in una intervista che ti è stata fatta qualche mese fa una tua considerazione che portava a questa conclusione: la società sta regredendo. Tu parlavi di società rispetto a quella che poteva essere gli anni 90, la fine degli anni 80, perché la società italiana sta regredendo nella considerazione del ruolo femminile nell'ambito professionale, a tuo avviso? Beh, stiamo davvero tornando indietro e si vede appunto sia dalla rappresentanza, pensiamo semplicemente a quello che sta facendo il governo. Il governo durante il lockdown, che è stato, come dire, una delle più grandi tragedie che stiamo vivendo, in cui le donne hanno avuto una presenza fondamentale, ebbene la task force del governo non aveva neanche una donna. E poi ha rimediato con pochissime all'ultimo momento, e anzi peggio, per rimediare ha creato una task force di sole donne per occuparsi di problemi di donne, come se le donne, la riserva indiana, le quote panda come le chiamo io, e quindi piccoli animali in via di estinzione che bisogna proteggere tenendoli dentro lo zoo. Ecco, il concetto è questo: se il governo di per sé non capisce che deve mettere in agenda appunto l'uguaglianza, l'equità, la parità, la rappresentanza al femminile, che significa avere un punto di vista diverso e altrettanto importante, ma soprattutto anche risolutivo. Lo vediamo in quello che è successo nei governi del mondo, dove ci sono state le donne al governo, il Covid è stato affrontato molto meglio. E anche questa è una statistica, stiamo parlando di dati, non di fantasie. Dove le donne oggi, voglio dire, hanno posizioni preminenti, le aziende funzionano meglio, sono in positivo, sono più quotate in borsa, riescono ad avere risultati completamente diversi. Questo che cosa ci dice? Che le componenti miste sono quelle da cui esce l'innovazione. Allora, le donne non possono essere lasciate fuori da questi componenti. E io vorrei oggi, in questa giornata dedicata alla violenza delle donne, dedicare un pensiero alla violenza sugli uomini. Perché oggi io penso che anche gli uomini vengono violentati dalla violenza contro le donne. Perché chiedere agli uomini di mantenere una posizione di uomo forte, che non deve chiedere mai, che deve essere comunque, non deve piangere, non deve mostrare sentimenti, non deve essere empatico, è una forma di violenza. Quindi quello che voglio dire è che la violenza sulle donne è una violenza anche sugli uomini. Quando gli uomini prenderanno coscienza di questo, e molti per fortuna lo stanno facendo, forse la strada per la parità sarà anche un po' più spianata. È necessario invece fronteggiare questa sorta di medioevo di ritorno, che è dovuto alla paura, naturalmente, alla paura della perdita di punti fermi, soprattutto in Italia, dove le donne hanno sempre rappresentato, soprattutto la figura della madre, quel punto, voglio dire, di rifugio che oggi psicologicamente viene meno. Assolutamente sì, poi c'è anche un retaggio culturale italiano che molto, sicuramente sì. mette il carico, un carico ulteriore al cambio di passo. Patrizia, in chiusura, perché purtroppo abbiamo dei tempi prefissati, certo, e non possiamo andare oltre questi tempi, nonostante si potrebbe stare a parlare due ore. Chi volesse entrare nell'ottica del Boycott Manes e volesse conoscere questo, possiamo chiamarlo autenticamente, movimento, dove vi può trovare? Dove può trovare? È molto semplice. Boycott Manes è un gruppo su Facebook, hashtag Boycott Manes. Il gruppo accoglie tutti, pur chiaramente nel rispetto delle regole, del rispetto reciproco, del dibattito civile, quindi uno può entrare e uscire quando vuole, non ci sono barriere qua, non ci sono steccati, proprio perché vogliamo accogliere tutti per avere un dibattito quanto più possibile vasto e anche di coincidenza, diciamo così, di idee. Certo, costruttivo e di presa di coscienza di una situazione che deve cambiare, insomma, ecco, almeno per la gravità italiana. Esatto, abbiamo tanti uomini, quindi
Join us, come si dice. Sì, sì, ecco. Sì, no, certo. Io faccio parte del, posso dirlo, faccio parte della pagina Boycott Manes, ho visto che anche la presenza maschile è tutt'altro che risicata. Ci sono anche molti uomini che sostengono la cosa, per fortuna, perché attraverso anche la penetrazione della problematica nel mondo maschile, chiamiamolo così, si riesce a scardinare questi... Certo, è molto importante, io direi che è fondamentale la presenza maschile, anche perché insomma dobbiamo essere tutti coinvolti a diversi livelli e io segnalo anche che stamattina ascoltavo la radio e anche Rai Radio 1 rilancia le adesioni alla campagna No Woman No Panel, cioè sempre di più adesso siamo consapevoli che le donne ci devono essere nei dibattiti perché, come ha detto Patrizia, bisogna lavorare insieme, bisogna diciamo che lavorando assieme si sommano due valori che possono portare soltanto innovazione e davvero un cambio di passo, per cui anche questo, senza donne non se ne parla, è una cosa fondamentale, quindi oggi davvero diciamolo quanto più possibile. E speriamo appunto che davvero tutti assieme si possa arrivare ad un cambiamento, per cui grazie davvero per questa testimonianza, ci servono queste testimonianze e oggi ancora di più, anche se ecco, è una giornata che non avremmo voluto, di sicuro non avremmo voluto ricordare, ecco, oggi. Grazie mille, buon lavoro. Grazie Patrizia, grazie a voi. Good luck, alla prossima. Grazie, a presto, ciao. E appunto, siccome prima di parlare specificamente di violenza fisica con altre ospiti, anticipiamo che ci sarà Luisanna Porcu, che è la responsabile del centro antiviolenza Onda Rosa di Nuoro e anche il procuratore della Repubblica del Tribunale di Nuoro, sì, la dottoressa Castaldini. Parliamo invece adesso, non so se è in collegamento con noi, l'avvocata Margherita Azzurru, con la quale insomma vogliamo parlare sempre di questa tematica dal suo punto di vista, ovviamente. Lei vive a Roma, è nuorese, ma vive e lavora a Roma, e quindi con lei vogliamo un po' affrontare questa tematica, anche perché ci sono dei numeri riferiti alla capitale. 1500 donne hanno denunciato violenza in sole 10 mesi, 150 al mese, 5 al giorno, quindi diciamo che c'è un problema, un grosso problema, per cui adesso vediamo un po' di parlarne con Margherita, che lei insomma è un'attivista proprio, per quanto riguarda... Scusate? Puoi abbassare lievemente il volume, Margherita, il volume delle tue... Così va bene? Cuffie. Perché abbiamo un ritorno in cuffia. Ah, sì. Ok. Mi sentite? Sì, mi sembra di sì, vero? Sì, scusate. Sì, sentiamo benissimo e ti salutiamo, benvenuta in questo spazio che oggi abbiamo voluto dedicare a questa giornata. Come dicevamo prima, non avremmo voluto dedicare uno spazio appositamente a una giornata del genere, ma ci siamo. Io vi saluto, Carlotta e Maria Antonietta, per questa iniziativa, che è una bella iniziativa perché consente un approfondimento e quindi l'andare oltre in qualche modo, no, i titoloni che vediamo comparire, sì, da qualche giorno. Esatto. E quindi quando c'è un appuntamento che consente un approfondimento, io partecipo sempre molto volentieri. Diciamo che, come dicevi giustamente Maria Antonietta, è un problema, come dire, strutturale, è un problema strutturale. Mm-mm. Quello che vorrei dire è che secondo me è importante dire proprio oggi, perché insomma tutti i social, ma un po', ho proprio pensato stamattina, chissà chi lo guarderà questo nostro appuntamento, dato che tutti stanno facendo proprio stamattina appuntamenti per parlare di questo problema, no? Poi magari da domani ognuno di noi tornerà alle proprie occupazioni quotidiane
Il problema della violenza maschile sulle donne, come dire, passerà come al solito in secondo, terzo, quarto piano. Perché è importante approfondire oggi? Perché il punto è, secondo me, uscire dallo stereotipo anche dell'immaginario della violenza contro le donne, raffigurata da figurine esili accartocciate in un angolo di una stanza, spesso giovani, bionde, piene di lividi, con le bocche rotte. La violenza non è solo questo. Se pensiamo che le statistiche sì, infatti, è una cosa importante dirlo. Ecco, se pensiamo che le statistiche ci dicono che una donna su tre ha subito nella propria vita una qualche forma di violenza, che significa che ha risposto sì a chi la stava intervistando, sì, ho subito violenza. Quindi chissà quante sono in realtà, altro che una su tre, ok? Certo. Quante donne invece noi conosciamo che vanno in giro coi lividi? Pochissime, perché i lividi si nascondono, perché quasi mai la violenza, anche quella fisica pesantissima, è così evidente. Allora, siamo tutti d'accordo nel dire che non si danno le botte, quindi che le donne non vanno picchiate. Ok, questo è un punto che abbiamo raggiunto. Secondo me la discussione, l'approfondimento deve andare oltre e deve andare ad analizzare gli altri tipi di violenza, anche gli altri tipi di violenza, quelli meno appariscenti, quelli più subdoli, che ci colpiscono tutte in misura diversa, più lieve, meno lieve, e che condizionano le esistenze di tantissime donne. Questo perché lo dico? Perché se passa lo stereotipo che la donna che subisce violenza è quella lì, quella piccola, esile, allora succede che mi arrivano donne in studio che magari invece non corrispondono a quello stereotipo, perché hanno una carriera, perché hanno una certa età, perché hanno vissuto 30 anni con l'uomo che le fa violenza. E mi dice, ma avvocato, ma sta scherzando? Ma non si tratta di violenza nel mio caso. Lui non mi consentiva di uscire a mangiare una pizza. Esatto, non mi consentiva di uscire a mangiare una pizza con le amiche perché è geloso, oppure è taccagno, è per questo che io non ho un mio conto corrente. E invece no, la violenza economica, per esempio, che io riscontro tantissimo anche nelle giovanissime coppie, è devastante, perché si inserisce in quella che è la spirale della violenza, che fa sì che la donna sia isolata, mano a mano, subisca tutta una serie di comportamenti che in qualche modo la intimidiscono, la isolano, la svalorizzano, fino ad arrivare certamente alle aggressioni fisiche e quelle sessuali, che sono quelle più appariscenti, più devastanti. Però trova, cioè la violenza fisica ha radici molto profonde. Ed è violenza gravissima anche quella che poi non si manifesterà mai e non diventerà mai una violenza fisica. Certo, mi sento di chiedermi, scusate, solo questa cosa, da quello che tu hai potuto constatare dal polso della situazione, durante la pandemia, insomma, negli ultimi mesi, mettiamo da febbraio a marzo, insomma, hai notato un aggravamento di questa condizione da parte delle donne, anche considerato che le donne con il lockdown sono state spesso costrette a diventare delle recluse tra virgolette in casa nel momento in cui avevano magari persone da accudire, famiglie da seguire in toto, a partire dai bambini? Alla fine la figura femminile era quella sacrificata che stava in casa e che quindi forse era più suscettibile anche a diventare vittima di violenza anche psicologica. Ecco. Certo, allora su questo vorrei dire due cose. Allora, per quanto riguarda le donne che attraversano, stanno ancora dentro, diciamo, una relazione violenta, fisicamente violenta intendo, e certamente il lockdown ha fatto sì che la loro situazione peggiorasse drasticamente, e quindi la convivenza 24 ore su 24 con quello che è il proprio aguzzino certamente ha aggravato le situazioni e ha ridotto le denunce. E non appena è finito il periodo di lockdown e quindi la gente è potuta riprendere ad uscire, invece c'è stato un innalzamento delle chiamate
ai numero rosa, per esempio, piuttosto che anche proprio al ricorso al rimedio giudiziario della fine del matrimonio, della separazione. Io ho avuto per mesi tantissime richieste di donne che proprio con il lockdown, come dire, hanno capito di non poterne davvero più. Perché poi i percorsi di ciascuna di noi sono diversi, ecco, e non è mai semplice uscire da queste relazioni. Per quanto riguarda invece donne che pensavano di vivere un rapporto tutto sommato equilibrato, io credo che comunque il lockdown abbia inciso un po', in misura diversa, naturalmente, a seconda degli equilibri che si creano all'interno della coppia, però un po' in tutte le relazioni. Questo perché in Italia ancora tantissimo l'accudimento familiare, quindi non soltanto dei bambini ma anche degli anziani, comunque l'accudimento è delegato in via quasi esclusiva alle donne. E donne a cui viene richiesto comunque di lavorare, di apportare economicamente, delle sostanze, no, economiche appunto a casa, il budget familiare, e però dovendo lavorare magari da casa si sono trovate ad avere a che fare con la didattica online, piuttosto che con tutta una serie di altri problemi, insomma. Ha secondo me evidenziato il lockdown un problema che è proprio quello, di una ripartizione dei compiti all'interno delle famiglie che è ancora fortemente squilibrata, e quella è la base, perché noi dobbiamo metterci in testa che l'indipendenza economica, è un tassello indispensabile, ed è a livello proprio educativo, questo deve essere un messaggio che passa. Perché la violenza, poi quella più grave, diciamo fisica, eccetera, eccetera, affonda le radici in forme di insicurezza che partono proprio da quello, dalla mancata indipendenza economica. È molto più difficile che una riesca ad andare via se non è indipendente economicamente, molto più difficile. E quindi senz'altro, diciamo, il lockdown ha evidenziato, questo problema all'interno delle famiglie, anche delle famiglie giovanissime. Io lo sottolineo sempre perché davvero mi raccontano cose e io rimango allibita. Margherita, io, siccome insomma, il nostro tempo a disposizione è anche finito purtroppo perché ci sono altri interventi, ma una cosa che io vorrei anche sottolineare e ci terrei insomma, che tu facessi un passaggio anche su questo è che quando le donne hanno problemi del genere appunto di cui parli tu, cioè problemi anche finanziari perché non sono autonome, anche l'esempio che danno anzi in famiglia ai figli. In che modo, perché sicuramente avrai anche tu insomma, casi in cui ci sono coinvolti anche i minori, ecco, in che modo poi coinvolgono la psicologia del minore, cioè come cresce un bambino o una bambina che appunto vede che la madre è sottomessa, tra virgolette, o che comunque dipende dal padre dal punto di vista economico e quindi manca proprio la libertà fondamentale. Questo è un argomento sul quale io in genere faccio leva quando mi trovo di fronte magari situazioni davvero molto squilibrate e donne che mi dicono che fanno fatica a immaginare di andare via per non togliere un padre ai figli, oppure appunto, ecco. Allora, conta senz'altro il modello che si dà ai propri figli, e più che il colpevolizzare. Le donne che magari vivono situazioni di squilibrio, io credo che a livello educativo è certamente familiare, dovremmo invece insegnare ai bambini e capire noi stesse che se rinunciamo alla nostra libertà, magari perché siamo giovani, ci siamo appena innamorate, appena sposate, perché è bello godersi i bambini quando sono piccoli, in realtà stiamo dando intanto un insegnamento sbagliato ai bambini. Perché crescono, come dire, co considerando scontato che, una donna li debba accudire, e sia la donna esclusivamente a doverli accudire, quando invece può essere benissimo un padre ad accudire, ok? E poi è sbagliatissimo per noi, per la nostra esistenza, perché l'aspirazione alla libertà, all'autodeterminazione è qualcosa che dobbiamo a noi, e io lo dico sempre alle clienti che mi vengono in studio, che non sanno come fare a conciliare le cose, soprattutto lo devono ai bambini, che un domani uomini saranno orgogliosi di avere una mamma
che si è affermata nel mondo del lavoro, che li ha resi indipendenti anche loro, ecco, e bambine che saranno orgogliose e convinte di poter andarsi a prendere il futuro, ad agguantare il futuro che desiderano in base alle proprie aspirazioni, senza nessun ostacolo. E allora le mamme hanno sicuramente un compito importante da questo punto di vista. E anche i papà che possono, prima ho sentito parlare di Certo. violenza delle donne sugli uomini, anche un po' meno, secondo me, però comunque è vero che gli stereotipi in qualche modo vanno a colpire anche gli uomini che sono costretti a mostrarsi sempre duri, forti, quelli che mandano avanti la famiglia, eccetera. Diciamo che da questi stereotipi possiamo uscire un po' tutti e senz'altro ne avremo benefici, insomma. Niente. Grazie Sì, Margherita, quindi ci amici tenevamo proprio ad italiani, avere la tua testimonianza. testimonianza. Buon proseguimento, grazie tante. Ringraziamo. Grazie Grazie a mille, amici te, Margherita, italiani. buon Alla lavoro. prossima, buon lavoro. Grazie. Ciao, grazie. Adesso Bene, parliamo sì. di un'iniziativa che viene attivata proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Con un'altra intervista iniziamo a chiedere ai tecnici se siamo ok con la prossima intervistata. Ci siamo già? Perfetto. Alessandra Sento. Sì, ci siamo già. Si tratta di un'iniziativa che è organizzata dalla Società Umanitaria qua in Sardegna. La Società Umanitaria ha tre sedi, a Sì. Cagliari, a Alghero e a Carbonia. Appunto, la Società Umanitaria organizza tre proiezioni in 3 giorni diversi, una oggi, una il 26 di novembre e una il 27 di novembre, online sulla piattaforma proprio della Società Umanitaria. Si tratta di tre proiezioni gratuite che affrontano in maniera diversa il tema della violenza sulle donne. Io sentirei direttamente l'iniziativa raccontata per voce di una delle organizzatrici, diciamo che è stata proprio la mente principale di organizzazione di questo evento, è Alessandra Sento ed è la direttrice della Società Umanitaria di Alghero. Sentiamo se è in linea. Io la vedo in linea, ecco, poi non so se lei ci sente. Mi sento benissimo, spero mi sentiate anche voi. Sì, sì, sentiamo. Io dico anche che ho un ritorno molto alto in cuffia. Ah, ecco, forse bisogna che abbassi quindi il volume delle cuffie. Sì, ecco, Sì, le chiediamo di abbassare il sì. volume. Ancora un pochino Ecco, va perché benissimo. perfetto. Qua, Sì. quasi del tutto, sì, fa Sì. molto meglio. Prima mi sono Sì. dovuta togliere le cuffie perché non Sì, ci riuscivo a sono parlare. problemi, insomma, ovviamente la diretta. Ricordiamo infatti che Ricordiamo siamo questa in sì, siamo in diretta, diretta, dal Centro dal Europe Centro Europe Direct di Direct di Nuoro. Nuoro. Benissimo, dottoressa Sento, stavamo parlando appunto di questa iniziativa che è stata organizzata dalla Società Umanitaria, 3 giorni diversi per 3 diverse proiezioni organizzati da ognuna delle sedi della Società Umanitaria. Vogliamo parlarne con lei? Ce Sì, la espone? volentieri. Volentieri, intanto vi ringrazio per l'attenzione che avete dedicato alla nostra iniziativa. Come molti di noi che si occupano di cinema o di spettacolo in generale, a seguito, insomma, delle normative più recenti in materia di Covid, non è più possibile fare attività in presenza. Queste sono iniziative che ovviamente sarebbe stato più utile poter condividere con un pubblico in presenza, perché incrociare lo sguardo degli spettatori è sempre qualcosa di più empatico, di più efficace, piuttosto che farlo a distanza. Però tant'è che il Già. momento, insomma, è difficile per tutti, lo è anche per noi operatori culturali, e quindi per continuare a svolgere la nostra missione istituzionale, l'Umanitaria della Sardegna ha recentemente promosso una piattaforma che si chiama onlinesardegna.umanitaria.it, che è proprio veramente neonata, ce cioè l'abbiamo battezzata qualche giorno fa. Ed è una Ah, piattaforma sulla quale saranno ospitate tutte le iniziative che i centri sardi della Società Umanitaria, che come voi ricordavate da studio, è Alghero, Cagliari e Carbonia, faranno appunto le loro iniziative saranno ospitate su questa piattaforma. Quindi sostanzialmente una piattaforma streaming dove però i servizi saranno assolutamente gratuiti, dove si parlerà ovviamente di cinema, cosa che faremo anche in occasione di questo 25 novembre, che è una
data per noi sempre molto importante, molto dolorosa e molto faticosa, perché volentieri rinunceremmo a celebrare una giornata come questa, ma invece purtroppo verifichiamo tutti quanti che è una giornata importante, è necessario, è indispensabile parlare di queste cose. Noi ovviamente lo facciamo con lo strumento, con il linguaggio che ci è proprio, quello di cui abbiamo fatto, che abbiamo usato e che utilizziamo per il nostro lavoro, che è il cinema, che è un linguaggio però che per molti versi si presta molto bene, perché è intanto uno strumento di coesione sociale, ma è anche uno strumento molto utile per la sensibilizzazione e per l'educazione, e direi perfino per la rieducazione alle volte, perché attraverso il cinema è possibile aprire dei cassetti che in altre circostanze sarebbe difficile aprire. A noi è capitato spesso, noi ci occupiamo di questa giornata nel segno del cinema da oltre 10 anni, abbiamo cominciato nel 2008 e abbiamo una lunga attività di collaborazione condotta insieme al Centro Antiviolenza di Sassari con il progetto Aurora, ma anche esperienze felicissime condivise con l'associazionismo, dalla Rete delle Donne alle commissioni per le pari opportunità o all'associazionismo appunto che si occupa di identità di genere e di violenza di genere. E in tutti questi anni abbiamo sempre cercato di presentare film, storie che potessero essere un po' catartiche, un po' terapeutiche, come il cinema sa essere, perché il cinema dà la possibilità di parlare delle storie degli altri, delle vite degli altri, ma scatenando quel processo di identificazione che consente poi allo spettatore o alle spettatrici di identificarsi e di riuscire a parlare di sé attraverso le storie dei personaggi. Cioè, dottoressa, mi scusi, la interrompo un attimo per un aspetto tecnico. Mi chiedono di abbassare ancora un pochino il volume del microfono, se possibile. Così va meglio? Mi scusi. Così va meglio? Sì, parrebbe di sì. Così fa. Io sento bene una di voi due, l'altra un po' meno. Sì, va bene. Dicevo, come dicevate, che proponiamo per... Prego? No, niente, continui pure. Dicevo che le attività che proponiamo per questa giornata, anzi per queste giornate, perché in realtà cominciamo oggi ma si prosegue anche il 26 e anche il 27, sono 3 film, cominciamo oggi, anzi abbiamo cominciato stanotte, perché tutti i film sono visibili sulla piattaforma gratuitamente per 24 ore, dalla mezzanotte alla mezzanotte, quindi il film che presentiamo oggi, che è a cura del Centro Servizi Culturali di Alghero, è Santa Subito ed è un docufilm di Alessandro Piva, che è un regista, montatore, insomma un regista indipendente, che ha dedicato questo lavoro alla storia di Santa Scorese, che è stata una giovane ragazza piena di vita, una ragazza molto solare, militante dell'Azione Cattolica, che per ben 3 anni è stata molestata e perseguitata, direi, da uno stalker, sino ad un epilogo molto tragico che si è concluso praticamente sotto gli occhi dei suoi genitori. Quest'uomo l'ha seguita con un coltello da cucina e praticamente l'ha finita sotto gli occhi dei suoi genitori, quindi ha avuto un epilogo veramente molto feroce ed estremamente violento, nonostante le ripetute segnalazioni e le ripetute denunce. E quindi racconta la storia di Santa, essendo una militante dell'Azione Cattolica, il titolo evidentemente è evocativo anche da questo punto di vista, perché Alessandro Piva ha raccontato: volevo restituire il ritratto di una ragazza giovane con una grande fiducia nei confronti del prossimo, che aveva questa vocazione spirituale fortissima, il cui sogno però, la cui vocazione evidentemente si è infranta in maniera violenta, appunto con l'uomo che l'ha perseguitata per tutto questo tempo. E il giorno dopo, certo, cioè domani, a partire dalla mezzanotte stanotte, invece c'è la seconda proiezione che sarà curata dai nostri colleghi del Centro Servizi Culturali di Carbonia, e sarà invece Mi sono innamorato di Pippa Bacca. Pippa Bacca era un artista, una performer, che insieme alla sua amica Silvia Mora aveva elaborato un progetto performativo, un progetto artistico molto interessante e molto ambizioso, che si intitolava Bryson Tour. Le ragazze avrebbero dovuto attraversare 11 paesi coinvolti in conflitti
bellici, insomma, importanti, dalla Bosnia alla Siria, piuttosto che Israele. Infatti il viaggio si sarebbe dovuto concludere proprio a Israele, in Israele, a Gerusalemme, davanti al muro del pianto. E loro due, vestite da sposa, avrebbero fatto questo viaggio contando esclusivamente sulla solidarietà delle persone che incontravano, un viaggio in autostop. Ma il 20 di marzo del 2009 queste due ragazze si separano, le due amiche si separano, si danno appuntamento appunto a Gerusalemme, dove il viaggio sarebbe dovuto finire con l'unico lavaggio del loro vestito da sposa a evocare una sorta di comunione tra i popoli, che era poi il grande senso di tutto il loro progetto artistico. Invece il loro progetto si infrange anche questo in maniera violenta, perché Pippa, facendo autostop, incontra un uomo, un turco di 38 anni, che di fatto la violenta, la uccide, la strangola e la seppellisce. Infatti il corpo non si troverà per un po' di tempo. Il domani dalle 12 sui canali social, sulla pagina Facebook dei nostri colleghi di Carbonia, ci sarà una sorta di dialogo a più voci, di conversazione a più voci tra i rappresentanti di Amnesty, l'Arciucca, il regista Simone Manetti, la sorella di Pippa, e sarà moderato dal nostro collega Andrea Conti del Centro Servizi Culturali di Carbone. L'ultimo giorno di programmazione, invece il 27, è dedicato al film di Mario Martone, L'amore molesto, in qualche maniera celebra i 25 anni dall'uscita nelle sale del film, di questo secondo film napoletano del grande regista Mario Martone, con una Anna Bonaiuto nei panni della protagonista Delia, che ha preso veramente moltissimi riconoscimenti, dalla Grolla d'Oro al Davide Donatello allora, e che racconta appunto la storia di Delia, che è una disegnatrice di fumetti napoletana che vive però a Bologna, che va a Napoli perché vuole capire in quali circostanze molto misteriose è morta sua madre. E questa ricerca, diciamo, servirà un po' per arrivare alle origini di un dolore esistenziale dal quale evidentemente si deve passare per poter ricominciare a vivere. E oltre ai film, il Centro Servizi Culturali di Alghero promuove anche una serie di racconti, di racconti neri, di racconti black, sono appunto storie violente tra cinema, musica e dintorni, che saranno pubblicati nella sezione rubriche della pagina di Alghero del sito grande Società Umanitaria, che sono appunto racconti che scritti da noi e da collaboratori del centro, che sono un po' provengono da un'esperienza di reading che abbiamo fatto qualche anno fa al Teatro Civico di Alghero, e che appunto raccontano in forma di post, però con dei contributi anche multimediali, alcune storie di personaggi importanti del mondo dello spettacolo che sono stati vittime o carnefici di episodi di violenza di genere. Dottoressa, noi abbiamo terminato il tempo a disposizione, però prima di chiudere io le vorrei chiedere di ricordare dove si possono vedere questi film, cioè la piattaforma che ospita, diciamo così, i film di questa rassegna, questi tre giorni da voi organizzata. Sì, la piattaforma è onlinesardegna.umanitaria.it. L'iscrizione è molto semplice, basta appunto inserire il proprio nome, una mail e una password di riferimento, e i film che verranno caricati sulla piattaforma, come dicevo, saranno interamente gratuiti. Perfetto, grazie mille per averci raccontato questa iniziativa, anche perché ormai il cinema lo possiamo vedere solo on demand, purtroppo, visto che a causa del Covid i cinema sono chiusi, quindi davvero grazie mille e invitiamo tutti ad andare a vedere i film che avete programmato. Il godere del buon cinema della Società Umanitaria, e approfittiamo tutti di questa bella iniziativa. Io andrò sicuramente a vedere il anche io Tabacca, perché mi aveva molto colpita la sua storia, ricordo a suo tempo mi aveva impressionato. Grazie a voi per l'attenzione. Ancora grazie dottoressa. Buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. Arrivederci. Grazie, arrivederci. E adesso, bene, passiamo a un altro segmento di questa
di questa mattinata. Diciamo che adesso andiamo un po' ad affrontare il cuore della questione. Sì, adesso sì. Di cui si parla oggi, la violenza contro le donne. Avremo in linea tra poco, ci daranno conforto i tecnici, se siano già presenti, perfetto. Abbiamo in linea Luisanna Porcu, che non ci sono ancora? Lei no? Adesso la dottoressa Castaldini c'è? Ah, perfetto. Perfetto. Allora iniziamo a parlare con il procuratore capo della Repubblica di Muro, la dottoressa Patrizia Costanti, che è firmataria del protocollo antiviolenza. Una delle protocollo antiviolenza, protocollo che è sottoscritto anche un ritardo. Sì, sì. Parleremo con lei dentro di questo protocollo. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Le devo chiedere di abbassare il volume, per favore, perché abbiamo un ritorno in cuffia molto alto e se no non riusciamo a sentirla. Va bene, va meglio adesso. Mi sembra di sì. Mi pare. Ancora un po', per favore. È quasi. Ecco, no, ma va bene forse adesso. No, forse va bene. Noi la sentiamo, noi la sentiamo molto bene. Va bene. Sì. Benvenuta in questo spazio e grazie. Sì. Che abbiamo voluto dedicare a questa giornata che purtroppo tutti abbiamo detto non avremmo voluto appunto dedicare, affrontare, certo. Siamo partiti un po' dal protocollo che è stato sottoscritto l'anno scorso, più o meno in questo periodo, e tra l'altro vi siete riuniti di nuovo insomma pochi giorni fa, insomma, per fare il punto della situazione. Ecco, magari se ci dà notizia, insomma, dell'esito di questo incontro. Sì, dunque, allora, il protocollo d'intesa che è stato stipulato l'anno scorso, come ricordavate voi, tra varie autorità, in particolare il prefetto, il comune di Nuoro, il tribunale, la procura di Nuoro, procure minori di il tribunale si sente malissimo. Cagliari. Ah, ecco. Tutte le forze dell'ordine. Dottoressa, un secondo, perché non la sentiamo. Diciamo che si instaurano attorno a questo tavolo. Il tavolo poi si è arricchito anche di qualche altro comune che ha sottoscritto nel corso, diciamo, dei mesi. In base a questo protocollo, ciascuna delle componenti si è assunto degli impegni, in particolare per quanto riguarda la procura. L'impegno fondamentale è stato quello di coordinarsi con le varie procure delle repubbliche per i minorenni di Sassari e Cagliari ogni qualvolta si instauri un reato di violenza o anche assistita a cui abbia partecipato un minore, e quindi ci sia la necessità di coinvolgere la procura minori per quanto attiene a tutto l'aspetto di tutti gli operatori delle forze dell'ordine sul territorio, linee guida comuni in relazione alla repressione e all'individuazione di questi gravi reati appunto di genere, e anche una iniziativa di divulgazione all'interno delle scuole, sostanzialmente. Quindi di presenza all'interno delle scuole per parlare con i minori, perché secondo me la violenza di genere, il primo approccio per poter in qualche modo contrastare la violenza di genere è appunto la scuola, l'educazione della parità di genere fin dalle scuole. Infatti avevamo cominciato già a lavorare avevamo già fissato degli incontri nelle scuole a cominciare da marzo, ma poi ovviamente a causa del Covid purtroppo sono saltati tutti gli incontri,
Speriamo sicuramente di farli nel momento in cui si dovesse veramente superare il problema della pandemia, quando si ritornerà a una situazione di normalità, perché è fondamentale proprio l'aspetto culturale, far capire ai bambini e ai ragazzi la necessità appunto della parità di genere e del rispetto reciproco tra i ragazzi. Allora, per quanto riguarda l'ambito sanitario, abbiamo sottoscritto delle linee guida nell'ambito un protocollo dell'ambito dell'accoglienza dal pronto soccorso per quanto riguarda le persone appunto oggetto di maltrattamenti e di violenza. È stato previsto un percorso attraverso quindi una visita medica ginecologica nel caso di violenze anche sessuali. È stata prevista una raccolta dei reperti, la consegna alle forze dell'ordine, un supporto psicologico appunto alle donne che subiscono violenza e anche ai minori che subiscono violenza o che assistono ad atti violenti ai danno di maggiorenni. Poi ho redatto le linee guida dell'attività di indagine alle forze dell'ordine. In particolare abbiamo impostato il discorso sulla specializzazione sia delle forze dell'ordine per quanto riguarda la repressione di questo genere di reati, sia anche all'interno diciamo della procura. All'interno della procura infatti esiste un gruppo specializzato che si occupa appositamente di reati contro le donne o comunque diciamo di parità di genere. Quindi questo consente di velocizzare i processi, di standardizzare ovviamente le attività di indagini e quindi anche le deleghe di indagini, e attraverso la specializzazione delle forze dell'ordine si ha ovviamente personale che è in grado di rapportarsi in maniera migliore con la persona che ha subito violenza, in maniera sempre più specifica, sapendo che cosa fare e che cosa non fare. Infatti, con queste linee guida sono state impostate anche le modalità di acquisizione della notizia di reato a seguito dell'introduzione del codice rosso. Codice rosso che ha previsto una velocizzazione delle procedure, dei processi proprio, sia dell'attività di indagine che dei processi. Sostanzialmente, cosa abbiamo detto? Le forze dell'ordine, quando ricevono una denuncia, una querela da parte di una persona che subisce violenza, devono comunicarlo telefonicamente al magistrato di turno. Il magistrato di turno darà immediatamente le indicazioni su come sentire la persona, sulle cose che devono essere chieste per essere più veloci possibili. E al termine di questa attività viene depositata tempestivamente la notizia di reato alla procura, la procura apre il fascicolo e si comincia l'attività di indagine, che ha una, è stata, sono state inserite queste tipologie di indagini, quindi maltrattamenti in famiglia, lo stalking e la violenza e violenze sessuali, come prioritarie nella trattazione. Quindi hanno un canale privilegiato nella definizione sia per quanto riguarda la procura sia per quanto riguarda il tribunale. Sono Dottoressa, poi state date a so disposizione per quanto riguarda i vari accertamenti e gli elementi costitutivi del reato, nel reato abituale, tipo violenza sessuale, violenza psicologica, accertare effettivamente se vi siano delle situazioni di intimidazione, di minaccia, se la donna sia stata isolata, se vi è stata una violenza economica anche all'interno del rapporto familiare, perché anche queste sono tutte indicazioni che possono configurare il reato di maltrattamento. Sono molto Dottoressa, mi soddisfatta. scusi. Prego, mi scusi. Io le vorrei, No, alla luce alla di luce di quello che quello che sta sta dicendo e appunto di tutte appunto di le tutte cose che le ci cose sono che e ci di sono tutte, insomma, nel protocollo che avete messo in opera, ma quando invece si sente dire a una donna che è inutile denunciare perché tanto non succede niente, oppure che ha paura di denunciare la violenza subita, non solo stupro o violenza?
violenza fisica, ma anche altri tipi di violenza, come lei giustamente ha evidenziato. Ecco, cosa possiamo dire a chi ci ascolta, se eventualmente ci fosse qualche donna che ci ascolta, per invece vincerla questa paura e per fare in modo invece che denunci la sua situazione? Io dico alle donne che devono rompere il silenzio, devono denunciare, perché esistono degli strumenti che danno la possibilità alle donne o di allontanarsi dall'abitazione, quindi, oppure di far allontanare la persona violenta dal nucleo familiare. Esistono quindi degli interventi mirati che possono essere utilizzati. Proprio per questo ci siamo riuniti poche settimane fa in prefettura per individuare, perché abbiamo visto che in alcuni casi, soprattutto nel periodo del lockdown, che ha creato grossi problemi di inserimento delle donne che dovevano uscire dall'abitazione perché subivano violenza, proprio perché dovevano per forza di cose subire il periodo della quarantena, non potevano essere collocate immediatamente insieme con altre persone. E quindi abbiamo fatto una riunione in maniera tale da sensibilizzare tutti i comuni che sono stati firmatari del protocollo, di trovare delle soluzioni che possono essere, quindi mettere a disposizione un monolocale, stipulare degli accordi con alberghi che sono chiusi in questo momento, in maniera tale da poter collocare le donne per il periodo strettamente necessario al superamento del periodo della quarantena, perché poi tramite Onda Rosa, per esempio, c'è la possibilità di inserimento delle donne in un circuito di vita, diciamo, alternativo, che li faccia uscire e allontanare da casa. Come dicevo, c'è anche l'altro strumento, la misura cautelare, che viene molto applicata ed è molto rapida l'applicazione. Sono reati che hanno un canale privilegiato anche in tribunale, cioè l'allontanamento della persona violenta nell'ambito familiare. Per quanto riguarda per esempio la statistica, io che ho controllato proprio rispetto all'anno scorso, abbiamo avuto lo stesso numero di casi, sia di violenza domestica, sia di stalking e anche di violenza sessuale. Quindi non c'è stato un calo di questi reati. Probabilmente c'è stata molta più difficoltà da parte delle donne di denunciare, perché sicuramente il periodo del lockdown ha creato uno squilibrio ulteriore economico tra uomini e donne. Sappiamo che sono state prevalentemente le donne che hanno perso lavoro, perché c'è la necessità purtroppo di rimanere a casa a seguire i bambini. Quindi una minore indipendenza economica significa quindi una incapacità anche di difficoltà di poter tagliare i ponti col marito violento, se quella è l'unica fonte di sostegno. Poi culturale, dico anche, perché leggevo proprio, era di qualche giorno fa, una statistica che riguardava le ragazze sarde dai 15 ai 29 anni. È vero. Il 28% delle ragazze non studia e non lavora, sì. Non cerca lavoro. Sono numeri impressionanti. È spaventosa questa situazione. Quindi è anche per questo che abbiamo per esempio instaurato anche un tavolo regionale sulla violenza di genere, anche proprio per affrontare queste situazioni. E c'è la necessità che gli enti locali, soprattutto in questa situazione di emergenza Covid, facciano fronte alla situazione delle donne che sono in difficoltà, a sostegno per esempio dell'occupazione, a sostegno di lavori attraverso borse di studio per le giovani che possono in qualche modo affacciarsi all'attività lavorativa. L'estrema necessità, perché quando si arriva, si rivolge alla procura, è l'ultimo stadio ovviamente. Noi interveniamo quando il reato purtroppo è già stato commesso e dobbiamo semplicemente cercare di arginare la situazione, tutelare le donne e i bambini, perché spesso e volentieri ci sono anche i bambini di mezzo.
è una situazione, quindi sicuramente che ha creato più difficoltà nel denunciare in questo periodo di pandemia. Comunque interventi strutturali da parte degli enti locali, questa è la cosa fondamentale. E un grande coraggio da parte delle donne che non si devono mai sentire sole, perché ci sono tutti gli strumenti per poter dare il loro sostegno. Sì, ma infatti è questa la cosa più importante, che non si sentano sole, che comunque sentano che sia da parte delle istituzioni come appunto le forze dell'ordine, ecco, la procura, i tribunali, ma anche da parte dei loro comuni sentano che c'è la volontà di dare una mano, perché questa è la cosa fondamentale. Sì. Come sappiamo, spesso chi è in difficoltà, chi vive una difficoltà oggettiva non ha spesso la lucidità di capire che può farcela e che ci sono delle istituzioni, delle vie di fuga da quella situazione. Quindi è importante sensibilizzare anche nei momenti. Sì. Volevo dire che io a questo proposito, proprio per non aspettare la denuncia delle donne, ho previsto che in tutti i casi in cui c'è una segnalazione al 112, al 113 per una lite in famiglia, ho previsto che la segnalazione di quello che viene dell'intervento fatto dalla polizia o dai carabinieri venga trasmesso in procura, perché quello può essere un campanello di allarme di una situazione, certo, che si sta degenerando in ambito familiare, ma c'è una difficoltà della donna, una paura di denunciare. Quindi tutti questi casi li teniamo monitorati sotto controllo e facciamo attività di indagine per capire se è stato un litigio a sé stante o se c'è una situazione più grave. Quindi noi cerchiamo di intervenire anche prima che arrivi la denuncia da parte delle donne. Mi sembra la cosa più importante questo. Sono molto sensibile perché io sono stata per 4 anni presidente del Comitato Pari Opportunità della Cortello di Bologna. Ho girato in tutta la mia regione, che è appunto l'Emilia Romagna, su questi argomenti ne ho parlato, ho cercato di sensibilizzare tutti, ho fatto interventi nelle scuole, sono stata associazioni, quindi più se ne parla e più si deve appunto stimolare e anche a livello, io dico sempre, soprattutto culturale. Ma infatti, sì, ci siamo sovrapposte con Carlotta, ma questo volevamo dire entrambe che che la presenza deve essere costante giorno per giorno. E una cosa importante è anche che le forze dell'ordine, ecco, la procura, si sentano vicine alla società, ecco, alle persone che sono in difficoltà, perché molto spesso noi, sia le forze dell'ordine che appunto procura, tribunali, le vediamo molto lontane, quasi nemiche. In realtà non è così, e quindi tutto ciò che si può fare per informare la popolazione tutta, perché qui si tratta di un problema che ci coinvolge tutti a diversi livelli, mi sembra importante e fondamentale. Quindi speriamo che questa pandemia termini al più presto e che davvero possiate riniziare con le vostre iniziative di sensibilizzazione anche nelle scuole, che è una cosa importante questa. Quindi la ringraziamo per averci detto tutte queste cose e per averci informato, perché penso che non tutti sappiano del vostro lavoro. Grazie a voi, a presto. Grazie, dottoressa. A presto e buon lavoro. Grazie anche a voi, arrivederci. Bene, adesso che abbiamo in linea. Va bene. Benissimo. Sì, infatti. Per continuare la... Sì, direi che andiamo con Luisana Porco e poi subito dopo Claudia De Santis. Sì. Abbiamo entrambi in linea. Claudia De Santis anche. Ah, scusate, De Stefanis, pardon, scusate. Ah, eccoci. Allora. Quindi la dottoressa De Stefanis. Perfetto. Allora va bene. Allora, ci colleghiamo direttamente. De Stefanis, certo.
Allora, la dottoressa De Stefanis, Claudia De Stefanis, è la responsabile della comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. E oggi parliamo con lei per un'iniziativa che trasmetteremo anche noi questa sera con Europe Direct. Non riesco a sentire. Intanto, se ci sta sentendo, le chiederei di abbassare il volume, perché noi se no abbiamo un ritorno fortissimo in cuffia. No, ma io ce l'ho sempre, anche se abbassa. Ci sente? Ora, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Grazie. Appunto, stavamo dicendo, la ringraziamo per essere qua e ci scusiamo anche per il lieve ritardo, ma quando si va in diretta finisce sempre che qualche minuto viene mangiato, non si capisce come. Abbiamo con noi la responsabile comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e parliamo con lei di questa iniziativa in primis che ci sarà questa sera, di questo spettacolo che si intitola Nemmeno con un fiore. Ce ne vuole parlare, ce lo vuole illustrare, dottoressa? Nemmeno con un fiore. Abbiamo deciso di chiamare così uno spettacolo con due grandi artisti, Neri Marco Re, che tutti conoscono, e il cantatore Edoardo De Angelis, che è famoso soprattutto per una delle prime canzoni sul femminicidio, Lella, che forse è una canzone del nostro passato, una canzone romana, però che parla di un femminicidio. Per accendere i riflettori su questo tema in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, abbiamo pensato di fare uno spettacolo tra musica, alcune canzoni e parole. Inizieremo con una canzone, Non ammazzate Anna, che ci dice proprio: se Anna fosse qui non la farei vivere così, perché Anna non c'è più. E invece noi dobbiamo tutti agire perché le tante Anne possano continuare a vivere. E l'obiettivo della Commissione Europea è di veramente puntare l'attenzione ogni anno, il 25 novembre, sulla situazione delle donne, sia in Europa sia nel mondo. E in Europa, tutto sommato, no, per la parità di genere, noi siamo è un buon posto per vivere l'Unione Europea. Però in realtà la violenza è ancora veramente una... a dei livelli allarmanti, e tra l'altro i dati che abbiamo sono dati che sono totalmente sottostimati perché sono non recenti, no? E i dati che la Commissione Europea fornisce sono dati che in realtà sono ripresi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che ci indicano che una donna su tre subisce una violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita e il 55% subisce molestie sessuali. E quando subisce violenza, una donna in un quinto dei casi è per mano del partner. Oltre a questo, le violenze online, che sono soprattutto ai danni delle adolescenti, delle ragazzine, e questo sta diventando un altro grandissimo problema del nostro periodo. Certo. Non si può tacere, bisogna parlarne. E noi abbiamo pensato nel nostro piccolo di lavorare sui temi della prevenzione soprattutto. La dottoressa Castaldini parlava dell'educazione come strumento per educare appunto i ragazzi fin da piccoli alla parità di genere, e per noi questo è veramente importante. Abbiamo deciso come rappresentanza in Italia della Commissione Europea di aderire a una campagna di Amnesty International in Italia che si chiama Io lo chiedo, e in particolare di contribuire allo sviluppo di un percorso educativo, quindi una guida per i docenti che ti consenta poi di lavorare in classe con gli studenti soprattutto delle scuole secondarie di secondo grado per sviluppare una cultura del consenso consapevole. Questo è un primo punto, quindi per noi prevenzione sicuramente significa educazione. Prevenzione significa anche però lavorare sulla rappresentazione mediatica, linguaggio discriminatorio, comportamenti discriminatori, stereotipi di genere. Questo è un punto fondamentale, cioè noi dobbiamo contrastare questi aspetti, perché sono aspetti che umiliano le donne, che ne abbassano le aspettative e che costituiscono il terreno fertile poi perché si innesti la violenza di genere. Sotto questo profilo vi segnalo, se ne è parlato in questi giorni e ne ha parlato anche il Presidente della Repubblica Mattarella, un'iniziativa fortemente voluta dalla Commissione Europea che è No Women No Panel, che è stata ripresa anche dalla RAI con Senza le donne non se ne parla. Sì, l'abbiamo ricordata infatti. Esatto, questa è un'iniziativa che abbiamo voluto proprio perché nei convegni, nei dibattiti pubblici, nei dibattiti televisivi è fondamentale sentire la voce femminile.
Però rappresentazione è anche un altro aspetto ed è quello di raccontare correttamente le violenze e i femminicidi, cioè senza edulcorare, senza indulgenza nei confronti degli autori dei reati. Questo è un punto fondamentale per noi. Non è pensabile che il femminicidio diventi su un titolo di giornale dramma della gelosia, non è pensabile che un omicida sia un innamorato respinto. Questo è un punto sul quale ovviamente non si può transigere. Terzo aspetto sono proprio le azioni di sensibilizzazione. E le azioni di sensibilizzazione si rivolgono alle donne vittime di violenza. Io penso oggi parteciperò per esempio a un'iniziativa Panchina Rossa, che è la donazione da parte di un nostro centro di informazione Europe Direct all'Università di Siena di una panchina rossa. La panchina rossa serve a dire alle donne ci siamo, cioè c'è un contesto intorno che si preoccupa di voi, voi potete denunciare perché in quel contesto viene visto quello che vi sta succedendo, c'è un contesto pronto ad accogliere la vostra richiesta di aiuto. Però sensibilizzazione riguarda anche tutti gli altri, lo avete detto, siamo coinvolti tutti. L'Istituto Europeo sull'Uguaglianza di Genere ha fatto un bello studio sui testimoni delle violenze, cioè su chi assiste alle violenze, e il punto fondamentale è che queste persone spesso pensano che la violenza domestica in particolare sia una questione privata sulla quale magari non bisogna interferire, e bisogna dare tutti gli strumenti per essere in grado di intervenire, per fare le segnalazioni e per fare la cosa giusta. C'è paura di peggiorare la situazione, c'è poca fiducia, come si diceva prima, magari nelle forze dell'ordine o nell'azione della magistratura. È stato dimostrato a livello europeo che le campagne di sensibilizzazione nei confronti di chi assiste alla violenza possono essere utili per cambiare le cose, e quindi anche su questo noi vogliamo portare l'attenzione. Quindi questa serata che appunto vedrà questi due artisti e vedrà Daniela Brancati, Dacia Maraini, non vogliamo ovviamente lasciare la serata al maschile, insieme al nostro capo rappresentanza Antonio Parenti, sarà una serata per ricordare tutti questi aspetti, perché la violenza contro le donne non riguarda soltanto le donne che subiscono violenza, ma riguarda tutta la collettività. Questo noi vogliamo sottolineare, infatti, che questi episodi di violenza ci devono riguardare a tutti, e tutti dobbiamo davvero lavorare giorno per giorno per migliorare, per cambiare la situazione e migliorarla, perché tanto alla fine abbiamo capito che solo tutti assieme possiamo cambiare le cose. Per cui ecco, invitiamo tutti a vedere questo spettacolo, Nemmeno con un fiore, che appunto è questo, sì, alle 21, che è un evento proprio speciale della Commissione europea. Sì, e un'altra cosa. Vedremo sulla nostra pagina YouTube, ecco, e Facebook Europa in Italia, quindi cercando su Facebook e su YouTube, sì, Europa in Italia, si potrà assistere a questo spettacolo, che speriamo veramente interessante. No, e poi un'altra cosa, sottolineiamolo, che noi diciamo, lo diciamo sempre, che l'Europa è vicina, l'Europa ce l'abbiamo a casa, siamo noi che dobbiamo contribuire, insomma, a fare in modo che questa Europa davvero funzioni, per cui anche questa è una cosa che secondo me bisogna dire a gran voce, perché l'Europa è con noi sempre. Infatti la ringraziamo per essere stata con noi, per la sua presenza qua, per questa testimonianza. Per questo lavoro di sensibilizzazione che state facendo in questa giornata, che è davvero importante. Beh, questo lo dobbiamo anche al lavoro svolto dal centro Europe Direct di Nuoro, che davvero ha fatto uno sforzo enorme per organizzare queste tre giornate in questa situazione di emergenza sanitaria. Quindi quest'anno è online, ma speriamo, insomma, che l'anno prossimo invece ci si possa vedere dal vivo come negli anni precedenti. Quindi anche che oggi sia stata declinata tutta la giornata proprio alla tematica della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, anche e soprattutto in un contesto che parla fondamentalmente di scienza. Questo è estremamente importante, perché è un contesto diverso nel quale inserire questo tema. Credo che questa commistione di temi sia estremamente utile per raggiungere un pubblico che altrimenti non verrebbe raggiunto. Altrimenti parliamo sempre con un pubblico tutto sommato di convertiti, e invece su questi temi bisogna parlare vero. In tutti i contesti. Sì, grazie davvero vero. Per questo lavoro.
Grazie a lei per essere stata con noi. Buon lavoro, Grazie. Buon lavoro, arrivederci. Adesso bene. C'è anche Luisa Anna Porcugia in linea. Direi di facciamo Luisa Anna, sì. Sì. Direi che parliamo con Luisa Anna Porcugia anche per riprendere continuità con il discorso sì. che stavamo facendo con il procuratore Castaldini. Luisa Anna Porcugia, nel contesto in cui noi viviamo a Nuoro, è conosciutissima. È una psicologa, psicoterapeuta ed è anche il Deus Ex Machina Dea Ex Machina, è la responsabile del centro antiviolenza Onda Rosa di Nuoro, che è anche uno dei firmatari del protocollo di cui abbiamo parlato proprio con la dottoressa Castaldini. Ah, lei ha il microfono spento. Luisanna, se ci senti. Ecco. No. Ci senti? Perfettamente. Ecco qua, è a posto? Puoi centrare lievemente la telecamera? Ecco qua, così ti vediamo. Sì. E poi abbassare leggermente il volume. Così. Poi fai tre saltelli con la mano sulla testa. Così va bene? Sì, tra l'altro c'è qualcuno che ti vuole salutare, che lo vedrai sicuramente qua. Ecco, ciao Luisanna, mi fa piacere che stai bene. Grazie. Ciao Luisanna, mi fa piacere che stai bene. Grazie, grazie. Ecco qua, siamo a casa di Salvatore, perché siamo appunto nel centro Europe Direct che ci ospita in questa giornata molto importante che abbiamo voluto dedicare a tutte le donne davvero. E gli interventi hanno davvero confermato che dobbiamo lavorare tutti per raggiungere l'obiettivo davvero di migliorare la situazione. E quindi sensibilizzazione è una maggiore presa di coscienza, sicuramente. Da parte di tutte le parti. Non sento bene. Non si sente bene. Vediamo se si riesce a risolvere la situazione. Prova. Susanna, ci senti? Sì. Ecco, sì, perfetto. Bene, ci vuoi parlare, Luisanna, fare un punto della situazione sull'attività in questo periodo di Onda Rosa, in questo periodo di lockdown ormai lungo, perché è da marzo che in buona sostanza la presenza fisica delle... Non mi senti? Prova a parlare tu. No, ti sento. Sì. Perfetto, allora buongiorno a tutte e a tutti. Quindi la violenza contro le donne non è assolutamente un'emergenza, è un problema strutturale della nostra società, cioè nella nostra società esiste un qualcosa che la rende possibile e come tale va affrontata. Non è assolutamente collegata al problema Covid, nel senso che il problema Covid ha sicuramente accentuato motivato la richiesta di aiuto da parte di tantissime donne, ma è un problema che accompagna tante donne 365 giorni l'anno. Questa è una cosa fondamentale, nel senso che non dobbiamo assolutamente fare l'errore di sovrapporre o unire questi due aspetti. Scusate, ma la telecamera non capisco perché. Ok, forse adesso vi vedo meglio. Allora, ciò che è importante nel lavoro e in tutte le politiche di azione rispetto alla presa in carico dei problemi collegati alla violenza contro le donne e rispettare
le indicazioni della Convenzione di Istanbul e del Grevio. Le indicazioni quali sono? La Convenzione di Istanbul prescrive risposte di sistema, cioè mettere al centro di ogni azione prevista o pensata le donne, i loro bisogni e i loro desideri, che vanno dall'accoglienza alla protezione, all'autonomia economica. Questo è la base del lavoro nel contrasto e nella prevenzione della violenza contro le donne. Noi siamo una regione da un lato virtuosa, perché comunque abbiamo una legge regionale che finanzia i centri antiviolenza. La programmazione purtroppo però non è triennale, quindi noi ogni anno, a fine anno, dopo che li abbiamo già spesi e rendicontati, anticipati dalle varie, dai vari enti gestori, che possono essere associazioni, cooperative, eccetera, dei centri antiviolenza, noi sappiamo quanto ci viene rimborsato. Questo chiaramente limita tantissimo il lavoro dei centri, perché ogni anno, essendoci dei tagli, l'ente gestore va a tagliare l'anno successivo azioni che magari sono fondamentali. È importante per questo motivo tantissimo il finanziamento dei privati. Poi dopo, non so se l'avete già sentita prima o se la sentirete dopo, anche Chiara Manca di Manca Spazio, che sta facendo attualmente una raccolta fondi proprio per sostenere le donne in uscita dalle case rifugio. Perché quando una donna esce dalla casa, la sentiremo dopo. Ok, quando una donna esce da una casa rifugio ha bisogno di tantissime cose, soprattutto se non ha una rete familiare che la possa in qualche modo sostenere. Perché è vero che in Sardegna esiste il reddito di libertà, ma è anche vero sottolineare che è un reddito di libertà che sostiene due donne l'anno, due, in uscita dalle case rifugio per cinque case rifugio. Quindi sono 10 donne che vengono sostenute in regione, in tutta la regione, nessuna di più. Ed è un reddito, una misura, è una misura che in qualche modo impoverisce anche le donne, perché ogni spesa deve essere rendicontata e approvata. Per cui se per esempio una donna vuole comprare un mobile usato risparmiando 100 euro, un frigorifero usato, non può comprarlo, perché deve necessariamente rendicontare con uno scontrino parlante ciò che ha comprato. Per cui chiaramente moltissime donne, oltre a non accedervi perché esiste una sorta di graduatoria, ci rinunciano proprio. Questo è uno dei problemi. Torniamo alla pandemia. Allora, le prefetture, a prescindere dal protocollo, a livello nazionale avrebbero dovuto identificare quali sono gli spazi dove le donne potevano fare la quarantena. Allora, diciamo che noi in una prima fase eravamo anche un'isola COVID free, erano sufficienti 15 giorni, diciamo, di quarantena in qualsiasi luogo, e poi le donne potevano entrare in casa rifugio. Allora, la prefettura non ha mai trovato i luoghi dove fare la quarantena, li abbiamo trovati noi, e non possono essere i bed and breakfast, perché voi immaginate una donna con tre bambini dentro una stanza per 15 giorni, con tre bambini traumatizzati. Provate solo a immaginare come potrebbe stare. Non è possibile, è necessario per forza avere degli appartamenti. I bambini hanno bisogno di muoversi, hanno bisogno di giocare, hanno bisogno di stare sereni. Non è possibile quindi pensare uno spazio ristretto come può essere
la stanza di un albergo o un bed and breakfast. Assolutamente, certo. Sento spesso, non solo in Sardegna ma anche a livello nazionale, io sono la segretaria dell'Associazione Nazionale Dire, quindi partecipo a tantissimi webinar sul tema, anche alberghi dismessi. Allora, un albergo dismesso non ha la cucina. Dove mangiano queste donne che devono fare la quarantena? Dove la fanno la colazione, il pranzo, la cena? E poi si parla solo di quarantena e non si parla di positività. Allora, oggi noi abbiamo il problema. Forse nella prima fase di lockdown, diciamo, quella dove eravamo tutti in zona rossa, il problema l'abbiamo sentito anche in maniera inferiore. Oggi noi abbiamo il problema del Covid in Sardegna. Chi è l'albergo o il bed and breakfast che accoglie persone positive al suo interno? Io stessa sono stata positiva 40 giorni, è fortemente sintomatica, per 2-3 mesi, perché la positività non si sa quando si negativizza, è assolutamente dato a sapere, quindi è necessario trovare degli appartamenti in totale sicurezza che prevedano la protezione delle donne in luoghi dove le donne e i bambini possano vivere dignitosamente tutto il periodo della malattia, prima di pensare comunque all'inserimento in casa rifugio. È uscito adesso un bando dalla Regione Sardegna. Allora, questo bando cosa dice? Che possono parteciparvi enti che non hanno la priorità al finanziamento, enti che non hanno ricevuto altri finanziamenti. Quindi, paradossalmente, enti che di tutto si occupano tranne che di violenza. Questo è il problema italiano. Non riconoscere la specificità del tema e lasciare che chiunque si occupi in qualche modo di sociale, ma sociale significa anche accogliere cani randagi, cioè possa occuparsi di una problematica così importante che è la nostra limitazione della libertà. Un appello noi facciamo al presidente della regione, all'assessore regionale, di rivedere assolutamente i criteri di finanziamento e di accesso ai bandi e di stringere totalmente i soggetti che possono occuparsi di violenza contro le donne, perché noi donne, a prescindere dal lavoro che io in questa fase della vita posso scegliere più o meno di fare, noi donne siamo stanche di vedere le nostre vite in mano a persone che non hanno nessuna specificità e preparazione ad occuparsi di questo. Grazie. Il messaggio speriamo che arrivi chiaro, perché le parole sono state chiare, quindi speriamo che chi di dovere prenda in carico l'appello. Mi sa che sì, siamo anche abbondantemente in ritardo, ma abbiamo ascoltato diverse testimonianze come quella della dottoressa Castaldini, che insomma non potevamo certo limitare il suo intervento, che ha detto delle cose molto importanti, che ha citato il centro Onda Rosa, per cui davvero noi continueremo a sensibilizzare col nostro lavoro e ciascuno di noi dovrebbe farlo tutti i giorni nella sua quotidianità, lavorare perché davvero le cose, come dicevi tu, per fare in modo che questo problema strutturale alla fine insomma venga, come possiamo dire, poi la burocrazia infatti è nemica di davvero del benessere delle persone, per cui davvero noi ci uniamo al tuo appello davvero di cuore e speriamo che chi ci deve ascoltare ci stia ascoltando in questo momento. Noi gli daremo l'adeguata eco anche al di fuori di questo programma.
Luisanna? Aspetto il microfono. Ah, ecco. Sì. Sì. Grazie, perché non c'è problema. È veramente importante, nel senso che in queste giornate e non solo, tantissimi soggetti si appropriano comunque di un tema che è sicuramente di tutti perché della società, però è giusto, così come l'infettivologo deve fare l'infettivologo. Assolutamente sì. Per quanto riguarda la ricerca scientifica, così anche chi come prioritariamente studia, analizza e affronta questa tematica tutti i giorni con preparazione abbia una voce in capitolo sicuramente maggiore e importante. Sì, concordiamo. È matematico. infatti ti ringraziamo per il tuo intervento e per essere stata davvero così chiara. Davvero grazie. Grazie Luisanna. Speriamo insomma. Da un lato verrebbe da dire speriamo di risentirci più tardi possibile. Dall'altro sappiamo che c'è una realtà da affrontare, da guardare in faccia e quindi ci saranno altre occasioni nel prossimo periodo per risentirci e per fare il punto della situazione. Buon lavoro. Grazie anche a voi, grazie. Grazie Luisanna, ciao, grazie. Grazie. Bene. Adesso io passerei a un'iniziativa dell'Ente Foresta. Abbiamo in linea per caso il responsabile? Sì. Va bene. Il nostro intanto vi... Buongiorno. Abbiamo allora io inizio intanto a spiegare l'iniziativa. È un'iniziativa che parte dall'assessorato alla difesa dell'ambiente e in pratica Forestas partecipa in maniera particolare alla giornata internazionale contro l'eliminazione della violenza sulle donne, cedendo a titolo gratuito e simbolico 2 piante di corbezzolo a ogni comune della Sardegna per dare un segno tangibile della presenza comunque dell'impegno quotidiano anche da parte di in generale della società, ma anche da parte di Forestas contro appunto la violenza sulle donne, per prendere la posizione di Forestas su questa tematica. Quindi parliamo direttamente con abbiamo il dottor Patteri in linea, Giuliano Patteri, che ringraziamo per la pazienza, perché insomma alla fine abbiamo un po' sforato con i tempi previsti, però ci tenevamo molto a parlare di questa vostra iniziativa, perché l'abbiamo detto insomma anche nei precedenti interventi che anche a livello istituzionale bisogna parlare di queste tematiche. Voi l'avete fatto in un modo secondo me molto, molto bello, perché appunto avete deciso di mettere a disposizione dei comuni le piante di corbezzolo. Poi una pianta che comunque fa parte del nostro territorio, insomma se andiamo in giro per le nostre campagne, insomma i nostri monti, vediamo che poi soprattutto in questo periodo la pianta ai frutti è bellissima anche da vedere, poi vabbè per chi li apprezza anche il corbezzolo è buono anche da mangiare, si fanno le marmellate anche con il corbezzolo, quindi insomma è una pianta che comunque fa parte della nostra cultura. Ecco, perché avete scelto proprio il corbezzolo? Beh sì, prima di tutto perché è la pianta, come giustamente hai detto, una pianta della nostra terra. Una pianta che tutti conosciamo, è una pianta che tutti, per noi è familiare in ogni caso, quindi basta semplicemente molte volte affacciarci alle nostre finestre, guardare verso i monti, ed è facile scorgerla. È molto individuabile, appunto in questa stagione ha anche un'altra particolarità, non ha soltanto i frutti, ma fa convivere i frutti e i fiori, quindi ha quasi una simbologia, riesce a mettere insieme cose che normalmente non stanno assieme e quindi che anche... Così mentalmente di solito non convivono frutti e fiori. Addirittura questa pianta nel corso del secolo, di 2 secoli fa, ormai l'Ottocento sono 2 secoli fa, è stata presa come pianta simbolo del risorgimento. Anche questo per noi è un tema molto importante, perché giustamente quest'idea di dover avere un'attenzione costante e continua nei confronti di un fenomeno così subdolo, così ma che sta anche comunque permeando in maniera... così violenta la nostra società, deve essere appunto il sintomo di un risorgimento, di un riscatto, cioè quello di voler
interiorizzare un profondo rispetto nei confronti di quello che è in fondo diverso da noi. Adesso parliamo della violenza di genere, ma potrebbe essere anche la violenza nei confronti del diverso. Certo. Esempi, il body shaming, che in questo momento certo. Sono sempre aspetti che magari non sono strutturalmente questo, che però riguardano la stessa matrice. Ecco, quindi la presa di coscienza attraverso una pianta che ha appunto questa capacità, ma neanche altre, è una pianta per esempio molto resistente, è una pianta che si trova quasi dappertutto, quindi sia nei climi più aridi della Sardegna, sia nei climi invece più temperati, ha in ogni caso la caratteristica per esempio di, se venisse a essere interessata da agenti come possono essere un incendio, un taglio, ricaccia molto, molto vigorosamente, quindi anche se la si taglia, lei no, ostinatamente cerca di ritornare in vita, ci si fa rivedere di nuovo. Sì, per noi è un simbolo, ripeto, molto bello, l'abbiamo voluto fare. Abbiamo anche scelto una cosa particolare che, se avete la pazienza di ascoltarmi qualche altro minuto, vi racconto. Certo, certo. Tra le varie possibilità che avevamo di cedere questa pianta, ci siamo posti l'interrogativo, ma cosa cediamo? Cediamo una pianta magari bella, già radicata, già grande, in maniera tale che sia proprio visibile. No, abbiamo scelto invece di cedere delle piante che siano piccole. Dipende che siano piccole e forse anche, come posso dire, magari meno vistose, meno appariscenti, però che danno l'idea che una cosa come la lotta alla violenza di genere debba essere coltivata quotidianamente, ce la dobbiamo vedere crescere, ce la dobbiamo ricordare passando, vedere ogni giorno ha un frutto in più, ogni giorno è cresciuta di un centimetro, quindi se anche le vedrete magari nelle piazze, nei paesi, noi ci auguriamo ovviamente che tutti i comuni o la maggior parte dei comuni aderiscono a questa iniziativa e vengano a prenderle, tra l'altro abbiamo anche deliberato di darle proprio senza nessuna formalità di rito, possono veramente presentarsi, telefonare bene. A nome del comune, vengono, le ritirano, certo. Non ci sono grandi formalità. Però per una volta piacere. Niente burocrazia. Sì, esatto, abbiamo cercato una cosa più indicata in dei libri, senza ulteriori appesantimenti burocratici, così è scritto. Perfetto. Proprio per il fatto di poter vederla, ma vederla anche proprio crescere, quindi dargli uno sguardo, non come se fosse una cosa compiuta, ma come se fosse una cosa che ha la necessità ogni giorno di essere un po' annaffiata, un po' coccolata, un po' guardata. Vorremmo che questo sentimento così dentro di noi, così la pianta all'esterno, crescesse giorno per giorno. Ecco, questa è un po' l'idea che ci ha mosso. Beh, mi sembra anche una bella idea, anche un bel messaggio. E quindi diciamo come devono fare i comuni che volessero. Avete mandato una comunicazione ai comuni oppure devono andare, insomma, magari sul sito di Forestas? Email che si è persa anche, infatti, che se qualche comune ancora non sapesse come fare, vediamo come. Sì, noi abbiamo dato notizia nel nostro sito, l'abbiamo proprio pubblicato nella home page del sito che è foreste.it. Dopodiché lì si trovano tutti i contatti e riferimenti, basta semplicemente appunto chiamare quelli che sono i nostri vivai, presentare che comune è, prendere l'appuntamento. L'unica cosa che si chiede con un pochino di formalità è quello di chiedere un appuntamento per evitare anche che si assemblino certo. Decine di persone insieme. Quindi certo. Semplicemente si prende un appuntamento, si scelgono le piantine, si portano e possibilmente ci si dà notizia di averle messe a dimora. Sarebbe bello magari se appunto i comuni che mettono a dimora le piante ci mandassero anche una fotografia della pianta. Certo. E noi la faremo ritrovare nel sito, magari con l'indicazione del comune che ce la manda. Sì, un gesto molto delicato, e direi che da oggi guarderemo al Corbezzolo con occhi diversi. Davvero, molto ci ha fatto piacere ospitarvi in questo spazio, perché insomma sono iniziative che ci fanno piacere e che testimoniano che anche insomma le istituzioni sono vicine, che si impegnano, ecco, per queste tematiche. Quindi davvero grazie per la partecipazione. Grazie di cuore per la sua presenza qua. Grazie. Buon lavoro. Grazie. Grazie. Bene, adesso sì. Che è l'ultima sì. Ospite, direi di chiudere con il progetto culturale artistico legato a Onda Rosa, un progetto che è portato avanti dalla Galleria Manca Spazio di Nuoro, a cura di Chiara Manca e di Cecilia Mariano. Di cui tra l'altro ha parlato anche Luisanna. Di cui ha parlato anche sì, Luisanna, perché il collegamento con Chiara Manca è purtroppo saltato per problemi tecnici certo. Legati al
a Chiara, ne parliamo noi. Sì, certo, diciamo infatti sì, di che cosa si tratta. Si che è un progetto. Towanda, hai mai visto pomodori verdi fritti alla fermata del sì? Sì. E c'era Katie Bates che a un certo punto si prendeva pieno possesso di se stessa, un'autocoscienza. Sì. Improvvisa, conoscendo la vecchina che era Jessica Tandy, la meravigliosa Jessica Tandy, sì. Towanda era l'urlo di auto della presa di coscienza di autocoscienza della donna protagonista di questo film. E appunto è stato preso Towanda come titolo di questo progetto culturale per sensibilizzare la popolazione nuorese, ma anche tutti coloro che verranno a Nuoro, sulla tematica della violenza contro le donne. E per farlo, se andrete in giro per Nuoro da qui al 4 di dicembre, troverete in giro sì. circa un centinaio di poster dislocati in numerosi punti di Nuoro. In genere sono a gruppi di 4 poster, quindi indicativamente sì. in 25 luoghi in Nuoro ci saranno questi poster che sono riproduzioni delle opere dell'artista Lucia Naironi. Appunto come sensibilizzazione diffusa sul territorio della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Ma a questo progetto è legata anche una raccolta fondi sì. e qui torniamo a bomba e vediamo il collegamento con Onda Rosa di Nuoro, perché questa sensibilizzazione fatta attraverso i poster è anche per far andare le persone sul sito di Manca Spazio, sul sito online di Manca Spazio, su cui ci sarà un'asta, c'è già sì, un'asta certo. che ci sarà questa settimana fino alla fine di questa settimana, se non sbaglio fino al 29 novembre, in cui si potrà comprare, appunto si potranno comprare delle opere d'arte non solo di Lucia Naironi, ma anche di Emanuela Cau, di Beatrice Marinoni, di Laura Saddi e di Daniela Spoto. Tutti i proventi dell'asta verranno devoluti interamente a Onda Rosa. Quindi insomma si fa davvero un... Ci si abbellisce sì. casa perché ecco. Compri un'opera d'arte di queste favolose e giovani artiste sarde, ti abbellisci casa e allo stesso tempo fai un'opera importante sì. per un'associazione. Un'opera, sì. Per la principale associazione che porta avanti a Nuoro l'assistenza alle donne vittime di violenza. Oltre a questo, negli spazi di Manca Spazio di Via Chironi 32 c'è anche una vendita a prezzi veramente molto bassi di scarpe da donna nuove che sono state donate attraverso più donatori ai magazzini di... da un solo negozio a Manca Spazio, e attraverso questa vendita anche in questo caso tutte le somme ricavate verranno devolute completamente a Manca Spazio. Non dimenticate a Onda Rosa, scusate, non a Manca Spazio, ricordiamo anche che l'asta delle opere è stata resa possibile dalla partecipazione di numerose realtà nuoresi che hanno coperto praticamente certo. le spese sì. di acquisto da parte di Manca Spazio delle opere, in modo che poi potessero andare all'asta. Quindi è stata, diciamo, una cordata solidale importante. Sono le cose che ci piacciono, infatti. Le cose che ci piacciono. Tutti assieme. Anche da, sì. da artiste e da sì. Curatrici, operatori culturali sardi, nuoresi in questo caso, che lasciano il segno. Dunque, andate sì. di Manca Spazio. E andate anche da Manca Spazio. E andate a visitare Manca Spazio. Certo. Quando riaprirà, perché adesso, fino a che il nuovo DPCM non ci dirà sì. qualcosa, per il momento è per il momento è chiuso. Anche noi abbiamo terminato. Noi intanto allora vi ricordiamo che noi siamo andati in diretta dalla sede dello Europe Direct di Nuoro. Tutto il programma che dalle 9 di stamattina fino a mezzanotte circa del 27 è stato davvero uno sforzo immane da parte dello Europe Direct di Nuoro e dall'amministrazione comunale di Nuoro che
pur in questo periodo di pandemia dove non si possono fare eventi in presenza, insomma, eccoci qua, siamo online, continuerà anche stasera, ecco. Sì. Il primo appuntamento di questa sera sarà intelligenza artificiale, quale futuro per i diritti umani, SADE, Artificial Intelligence and Human Rights, che si terrà dalle 16 alle 17:30. Poi vi ricordiamo, ecco, alle 21 con, ne abbiamo parlato poco fa, l'evento speciale della Commissione Europea, Nemmeno con un fiore, uno spettacolo con la partecipazione di Neri Marco Re, per cui insomma davvero ne vale la pena di vederlo. Ed è visibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube Europa in Italia. E poi ovviamente anche il 26 novembre saremo sempre qui con voi, inizieremo sempre alle 9:30 per accompagnarvi più o meno tutta la giornata, così come il 27. Per cui insomma rimanete connessi, andate sul sito Europe Direct Nuoro, dove troverete tutto il programma e dove insomma tutti gli appuntamenti. Allora, sì, ecco. Perfetto. Nuoro, che è www.europedirectnuoro.eu/sharp/tv. E poi ci sono anche i social, i canali social, soprattutto Facebook, Europe Direct Nuoro, poi c'è la pagina Facebook Città di Nuoro e la pagina Facebook sharper.night. Dunque noi vi lasciamo, adesso andiamo a pranzo e buona continuazione, sì. E ci vediamo, sì, per i prossimi appuntamenti. Grazie a tutti. Grazie, ciao.